Jorge. Pronti? Vai. Siamo pronti. Voi sapete, ma forse nemmeno sapete, che c'è stata una grande repubblica che ha dato il via a tutta la rivoluzione italiana. A tutta la rivoluzione italiana. Bravissimo. Il libro che descrive dettagliatamente, cosa che io non avevo conosciuto, perché era difficilissimo, conoscevo ovviamente per sommi capi, ma non sapevo esattamente cosa fosse successo, e ne parleremo, perché la festa istitutiva della Repubblica Romana, dillo tu qual è? Che giorno è? 21 aprile. 21 aprile. E allora? Non a caso il giorno della Costituzione, della secessione, della plebe, rinnovata da Simon Bolivar. Esatto, Bolivar. Bolivar. E soprattutto è il Natale di Roma. Quando noi, il prossimo 21 aprile, posto che siamo ancora in vita, oh, ma qualcuno ci andrà... Perché devo porre dei limiti? E beh, cazzo, siamo piuttosto anzianotti. Vabbè, cioè, Arnido Desio, che ha fatto quello che ha fatto in vita sua, è morto a 104 anni. E poi, ma io penso che ha potuto farlo perché poi ha dimostrato che poteva farlo perché è morto a quell'età. Io comunque mi sforzo di rimanere in vita, ma soprattutto, sai perché? Perché dobbiamo dire queste cose. Allora, la prossima volta che andiamo per il 21 aprile al luogo sacro, non a caso si chiama Monte Sacro, di tutta la umanità, o comunque sia della italianità, noi non leggeremo il giuramento di Simon Bolivar, ma leggeremo i principi fondamentali della Costituzione della Repubblica Romana. Vi faccio vedere di nuovo questo testo. Ecco, la Costituzione della Repubblica Romana di Saffi, Mazzini e altro, non mi ricordo mai. Ma di tutta l'Assemblea. E di tutta l'Assemblea. Tutta l'Assemblea, votata l'Assemblea Costituente, l'ha votata. No, volevo dire che la Costituzione è più rivoluzionaria, è più moderna di quella nostra attuale. Incredibilmente. No, andatevela a leggere, a studiare. No, non è altro che la più bella Costituzione. Ma scusa un minuto, la Costituzione della Repubblica Italiana di oggi è stata votata dai democristiani e dai comunisti, poteva essere rivoluzionaria? No, assolutamente no. Allora. Soprattutto controllata dall'estero. E dal papato. Dal papato. Che continua a controllare la politica italiana. Dal tricorno, cioè quello russo, quello romano e quello New York, washingtoniano. Allora, che cosa dobbiamo leggere adesso? Una delle pagine più interessanti della storia di questa Repubblica. C'è da ricordare che questa Costituzione è stata fatta rispettare con la morte di migliaia di giovani, esatto, appena ventenni, esatto, come il creatore dell'inno nazionale, Mameli, che è morto a 21 anni, esatto, poveraccio, un ragazzo a 21 anni, ferito, grande poeta, non curato, all'epoca, è morto prima del sopraggiungere del padre. All'epoca non c'erano ancora gli antibiotici, ricordiamoci però che nella biografia, nel filmato, tra l'altro abbastanza bello, che fu fatto e che è possibile vedere in televisione, di Mameli non si descrive la cosa più interessante, che gli ultimi giorni di Mameli furono tormentati da un prete che lo voleva convertire, lui poveraccio. Quell'episodio che è stato poi raccolto da Alberto Sordi in Papare, nel film Papare. Esattamente. E allora veniamo a noi, leggiamo con le sue... Pentiti, figliuolo, ricordi? Sì. Tu faccio, immagini quello che palle. Sul letto di morte è uno che ti massacra le palle che ti devono per dire. Che più o meno corrisponde, no, alla sempre dei film interpretati da Alberto Sordi, del fraticello che voleva convertire... L'eretico. I due massoni condannati a morte, no? Sì. E ritardava tutti i giorni l'esecuzione, fino a che ci fu un sommovimento popolare
Volevano accelerare. No, volevano vedere lo spettacolo. Volevano accelerare perché nei negozi non ci andava nessuno. E questa è la verità. E allora leggiamo una pagina, una delle pagine più eroiche della storia del nostro paese, compresa quella dell'antica Roma. Nel mattino del 30 aprile... Ho visto ieri sera, l'altro ieri sera, scusa, interrompo un attimo, poi ricomincio. Sì. Ho visto uno sceneggiato su Rai Storia, molto bello, e parlava del Gracco, di Tiberio Gracco. Sì. Che da magistrato della plebe, sì, tribuno della plebe, difendeva ovviamente gli interessi del popolo. Esattamente. E nella battaglia contro gli cartaginesi, cioè gli spanici. In generale, adesso non viene il termine. Sì. Esatto. Gli spanici. Sì, ma con l'H davanti. Sì, esatto, bravo. E lì per salvare Capralcavoli, visto che perdevano, ha fatto una ritirata e poi al termine di questa ritirata, diciamo abbastanza caotica, però è andato a trattare con non so che erano gli spagnoli, insomma, dell'epoca del 150 avanti Cristo, 130 avanti Cristo più o meno. La battaglia adesso non me la ricordo più, ma è stata una battaglia epocale. Sì. Quando i romani perdevano, si sono ritirati e poi per evitare lo sterminio dei soldati romani, andò a trattare col comandante in capo. Sì. Della fazione opposta, e che erano legati ai cartaginesi, ovviamente. Esatto, era una di quelle battaglie, sì, certo, che era un tentativo di resurrezione di Cartagine, diciamo così. Sì. Ecco. E lì in quell'occasione lui fece delle concessioni ovviamente agli spagnoli, e quando è tornato in Spagna, a proposito di Nemo profeta in patria, quando tornò fu attaccato dalla nobiltà romana, citandolo come disertore, come traditore della patria e così via. E da quel momento lui abbandonò ovviamente la coalizione dei nobili a cui apparteneva per passare alla posizione del popolo, che lo ammazzato, che lo osannava inizialmente. Sì. Per aver salvato circa 10.000 cittadini romani dallo strage, dalla morte. Poi però, quando ci fu la campagna contro di lui da parte dei nobili, che controllavano l'informazione anche allora, l'hanno sputtanato per bene, come hanno fatto con Nerone, non è tanto per citarne uno. Sì, con Nerone. E continuano a fare con Nerone. Continuamente, è il loro modo di agire. Esatto. E a quel punto la popolazione gli si rivoltò contro, per cui fu assassinato, lapidato, ammazzato, disperso addirittura senza una tomba, non si sa manco che cazzo di fine abbia fatto. Esattamente, e questa alla fine è tutti coloro che fanno l'interesse del popolo. Certo, proprio dal popolo. Il popolo è il più irriconoscente elemento della cittadinanza. Esattamente. Allora, torniamo a noi. Quello più malleabile, oltretutto. I cittadini che sono in visita al Gianicolo e vedono tutte quelle statue, quelle erme dedicate... Bravo, mi piace il termine. E sono erme, si chiamano erme. Il busto. Ermete! E il busto, no? Certo. E tutte dedicate al Risorgimento. Adesso capiscono perché. Perché nel Gianicolo... Ermocolle? L'Ermocolle. Vabbè, l'Ermocolle è un'altra cosa, certo. È comunque Carducci, certo, che è stato un grande rivendicatore del Risorgimento. Ma, come volevo dire prima, queste glorie nazionali sono sistematicamente ignorate, così come appunto una visita al Gianicolo comporta la visione di queste erme e tutto finisce lì. Perché queste cose danno un gran fastidio ai democristiani. La popolazione deve pensare di essere una massa di infami, di imbelli. Ecco il perché quando tu parli di eroici italiani o comunque romani o quello che ti pare, la gente dice ma gli italiani sono un popolo di fregnoni, no? Sì, sì.
identificando loro stessi. Esatto, mentre invece è il contrario, esatto. Perché le lotte politiche e sociali che sono state fatte in Italia sono sempre state il centro del mondo, il centro dell'interesse della storia, come i fatti primordiali, esatto. Come ad esempio la secessione della plebe, il primo sciopero storicamente provato al mondo. Che noi andiamo sistematicamente a onorare il 21 aprile. Allora, nel mattino del 30 aprile 1849, le truppe della Repubblica, agli ordini del ministro della guerra generale Avezzana, avevano rafforzato le posizioni in quella parte della città dove si prevedeva l'attacco nemico. Sul Gianicolo stava il generale Garibaldi, che doveva difendere quel tratto di mura che da Porta Portese arriva a Porta San Pancrazio. Sale sul colle, ne tocca la sommità a Porta San Pancrazio e poi prosegue quasi dritto verso Porta Cavalleggeri, dove ridiscende in basso. Egli aveva con sé la sua legione, forti di quasi 1300 uomini, fior fiore dell'ardimento italiano, gente abituata alla guerra di guerriglia, ricordiamocelo bene, volontari accorsi da tutte le regioni d'Italia, in molta parte fuoriusciti dai loro paesi, ricaduti sotto la reazione. Era pure ai suoi ordini il battaglione degli studenti e degli artisti, circa 300 uomini. Baldi, desiderosi di emozioni e di gloria, boheme eroica, impazienti di prove, di cui alcuni poi sono morti proprio vicino a Ponte Milvio, l'abbiamo fatto vedere tante volte, la stele dedicate ai due fratelli che si precipitarono contro i francesi che avevano scavalcato il Ponte Milvio e li fermarono in quella battaglia in cui morirono i due fratelli. Si chiamavano, mi pare, fratelli Napoleoni. Non me lo ricordo. C'è una stele, chi va durante lungo la ferrovia, no? Che porta a Piazza del Popolo. La tranvia che porta a Piazza del Popolo. Quello era il numero uno, è stata la prima tranvia di Roma. Lo credo. Ed è oggi una che faceva il giro a Piazza del Ponte Milvio. Ed era il numero giro uno e tornava indietro sul Ponte Milvio. Esattamente. Che allora era dotato di ferrovia. Esattamente, transitato. Era pure ai suoi ordini il battaglione degli studenti e degli artisti, circa 300 uomini, Baldi desiderosi di emozioni e di gloria, boema eroica, impazienti di prove. Erano pure qui con lui altre forze volontarie, circa 900 uomini, fra cui i reduci, cioè i resti di quelle truppe che avevano fatto l'anno avanti la campagna lombardo-veneta. È finita, come sappiamo, in modo piuttosto squallido, ma sappiamo anche perché. A fianco del Gianicolo, dopo la Porta Cavalleggeri, i Savoia ci dovrebbero spiegare un sacco di cose. A cominciare da quella. Un sacco. Hanno cominciato con le guerre di indipendenza. Dal 1821. Per fortuna, Napoleone III, che poi qui per aggraziarsi il consenso dei cattolici francesi attaccò la Repubblica Romana, ma nel 1859, se non interveniva lui, avremmo perso anche la seconda guerra di indipendenza, ricordiamoci. E lo fece proprio per chiudere quel capitolo. E lì la storia deve essere conosciuta. A fianco del Gianicolo, dopo la Porta Cavalleggeri, si inizia la cerchia delle mura vaticane. Da Leone IV. Che salgono in alto fino alla Porta Pertusa, porta anche allora murata.
all'imbocco della strada proveniente da Civitavecchia per l'Aurelia e poi discendono gradatamente fino alla Porta Angelica, dove attraverso il corridoio si innestano nel Castel Sant'Angelo. Quel tratto di mura era affidato al colonnello Masi, che aveva con sé 1700 uomini dell'ex esercito papale e di 1000 guardie nazionali. Anche una Masi domanda che mi sono, scusa, ti interrompo un attimo. Sì. Una domanda che mi sono sempre posto. Sì. E come mai il Papa è stato, al Papa è stato concesso di andare a rifugiarsi a Gaeta? Come mai? Perché tutte le cose sono venute gradualmente dopo. Cioè, la non poteva essere imprigionato come aveva fatto poco tempo fa, qualche anno prima, qualche decennio prima. Io l'avrei fatto, ma allora quando, lo tenevi in scacco, quando non ci sarebbe stato l'attacco a Roma. Quando il Papa decise di tagliare la corda, molte cose erano già avvenute, compreso l'omicidio di quel, del più importante costituzionalista dell'epoca, che risulta essere stato ucciso dal figlio di Ciceruacci. Quello che poi è morto nelle paludi assieme padane, al padre. Assieme al padre, sì. Certo. Indietro nella città stavano le riserve, cioè 1000 soldati regolari e circa 800 volontari degli stati romani, agli ordini del generale Galletti, il battaglione Manara, che, avendo promesso di non entrare in Roma prima del 4 maggio, voleva tenersi in disparte e non intervenire se non per una estrema necessità. E perché non voleva intervenire? Perché non voleva entrare in Roma, perché aveva promesso che non sarebbe entrato. È una promessa che si teneva in disparte, tanto lui era accampato lì vicino, e tant'è vero che poi il battaglione Manara ha combattuto, erano tutti ex bersaglieri della prima guerra di indipendenza, e che poi avrebbero contribuito moltissimo alla difesa di Roma, e Manara sarebbe anche morto. Il popolo di Roma era pure in armi dietro le sue barricate. Guarda, lì ci fu un consenso popolare. Come no? Col cacchio che noi ce lo immaginiamo. E squadre animosi salivano il Gianicolo in rincalzo ai prodi di Garibaldi. Il generale Oudinot mosse le sue truppe incolonnate senza nessuna prudente preparazione per la via Aurelia, in modo da giungere con la massa maggiore laddove la via tocca l'angolo più occidentale delle mura vaticane, e cioè a Porta Pertusa. Io mi ricordo che c'era un episodio strano per cui, quando i francesi arrivarono a Civitavecchia, sì, lo sbarco non fu immediato, c'è stato un ripensamento, c'è tutto. Non mi ricordo più, da parte del re o del consiglio, non mi ricordo sono più state bene. Tutte, c'è stato un tentennamento, sì, che è durato vari giorni. Nel ricordare che quel porto è il porto in cui attraccò il Panfilo Britannia, sì, ricordiamoci, nel 1992. 2 giugno del 92. Nel 92, con tutte le conseguenze che stiamo subendo ancora oggi. E dentro il Panfilo c'era personaggi che noi sappiamo benissimo esattamente a che ganglo appartengono. Sì, teste di cazzo, massoni, venduti, traditori e venduti, tutti. Oggi particolarmente in auge, poi, sì, certo. Ancora oggi particolarmente in auge. E sono stati selezionati. Come Augias. In auge. Sono stati. Ecco perché io sono convinto che quel cognome sia falso. Ma nessuno lo dice. Risulta no, che ma la grande, anche se è un vecchio rimbambito rincoglionito, sempre venduto da che esiste, esatto, da quando è diventato adulto probabilmente. Esatto, vabbè. Allora, che le carte francesi segnavano come aperta e quindi di facile accesso, invece Porta Pertusa era chiusa. È sempre stata chiusa. Confidavano i francesi di prendere con pochi colpi quella porta,
ributtare dalle mura i cosiddetti stranieri, cioè gli italiani non romani, che si sapevano deliberati alla resistenza, e penetrare così nella cerchia vaticana, dove saldamente... Se Oudinot non ci avesse avuto i cachepot a retrocarica, col cazzo che vinceva la battaglia. Ma non ha vinto mai, Oudinot non ha mai vinto, ha dovuto sempre sottostare, fin tanto che ovviamente ci fu chi decise che la difesa di Roma era insostenibile. Tutta un'altra cosa, non sono mai stati battuti, anzi hanno sempre vinto. Avrebbero potuto gettarsi alla conquista dell'intera città. La prima constatazione fu dolorosa. La porta Pertusa era da molti anni murata e le mura vaticane erano gremite di soldati che tiravano sugli assalitori. Dopo un urto inutile contro il muro saldissimo che sbarrava la porta, i francesi si trincerarono dietro i fossati e i ciglioni circostanti, da cui continuarono il fuoco contro i bastioni fortemente tenuti dai difensori. Bisognava riparare l'errore in cui, con leggerezza incredibile, c'era il solito disprezzo per gli italiani, no? Tipico dei francesi. L'Oudinot era caduto, che poi portò anche, ricordiamocelo sempre, a quella famosa battaglia in cui rifulse l'eroismo 12 contro 12, la disfida di Barletta, che era partita appunto dalla una frase irrispettosa detta da un tosta di cazzo francese, impersonificato però... La Motte! Impersonificato. Ah. Poi nel film dedicato a Ettore Fiero Mosca da quel simpaticissimo attore francese. Leroy. Sì, Philippe Leroy. Ma sì, era la Motte, era lui. La Motte poi fece una fine ingloriosa al momento opportuno. Ad Alessandria. Le mura vaticane dal sommo di Porta Pertusa discendono da una parte a Porta Angelica e dall'altra a Porta Cavalleggeri. A quelle due porte vennero poste avviate due colonne. Della colonna discendente verso Porta Angelica faceva parte il capitano Fabar, quello stesso che aveva avuto il colloquio notturno coi triumviri. Egli aveva raccolto in Roma false informazioni secondo le quali gli autentici romani abitanti dei borghi, stanchi della Repubblica, avrebbero aperto la Porta Angelica alle truppe liberatrici. Egli quindi aveva perorato per quell'attacco che credeva facile e di sicura riuscita. Ma da quel consiglio divenne la suprema sciagura. Sotto la fucileria delle mura egli rimase ucciso tra i primi. Così impara a rompere i coglioni. La colonna salita, e questo ci vorrebbe ancora per i francesi di oggi. I francesi, bisogna raccontare, che in tutte le guerre che hanno fatto sono sempre stati sconfitti, esatto. Noi qualche volta abbiamo vinto. No, vabbè, c'è stato... A Dien Bien Phu hanno perso, sì. A Tunisi hanno persi, sì. Ad Algeria hanno perso, sì. Dove cazzo era, non mi ricordo più. Nella guerra contro l'impero tedesco hanno perso. Hanno perso, varie volte. E sono stati difesi proprio da Garibaldi, ricordiamoci che durante la guerra del 1870-71, l'unico che vinse fu Garibaldi. Motivo per cui fu nominato console. No, Garibaldi. Deputato costituente dopo il 71. No, alla comune. E si salvò fortunatamente lui, perché aveva l'occhio lungo. Se non ammazzava. Sì, l'avrebbero ucciso esattamente. Come retrazione. Esattamente. Sì, certo. Alla fine della
della conquista e dei massacri, in qualche modo l'avrebbero, se lo sarebbero tolto dai coglioni. La colonna assalitrice, certa di arrivare presto alla porta e di trovarla spalancata, infilò la strada che discende dall'alto di Porta Pertusa e, lambendo il piede delle mura, giunge all'attuale Piazza del Risorgimento. Lambendo le mura, hai presente? Come no? Piazza Risorgimento. Come no? Lì c'è l'angolo esatto. Delle mura. E lì passano sempre, c'era sempre la fila di quelli che vanno ai... I questuanti? No. I familiares? No, quelli che vanno a fare una fila per andare ai... Ai musei? Ai musei vaticani. Sì, no, a vedere la Cappella Sistina. Esatto. Alla Cappella Sistona. La truppa francese si trova quindi sotto il fuoco dei cannoni e dei fucili posti sui bastioni e dovette allo scoperto sottostare a quella tempesta di colpi a breve distanza. Essa fu tormentata, logorata, decimata e subì in quel punto le maggiori perdite della giornata. Invano i francesi tentarono di arrampicarsi sulle mura con l'aiuto di grossi ramponi. Anche quel tentativo, più proprio di un esercito medievale che non di un esercito moderno, finì miseramente. L'altra colonna, avviata a Porta Cavalleggeri, non ebbe miglior fortuna. Respinta dalle mura, dal fuoco dei cannoni e dei fucili romani, dovette ripiegare sulle altre colonne francesi che, fra le vie Aurelia e Aurelia Antica, attenzione, fra le vie Aurelia, la conosco bene. E Aurelia, e noi conosciamo tutti molto bene, cercavano di... No, lì c'è l'acquedotto di Traiano che passa lungo le mura. Esattamente. Cercavano di avvicinarsi a Porta San Pancrazio. Oh, ricordiamo che l'acquedotto di Traiano porta l'acqua al fontanone del Giannicolo. Esattamente. È da lì che arriva l'acqua per il fontanone del Giannicolo. Il famoso fontanone. Era quella porta affidata al generale Garibaldi che, esaminato il terreno e giudicato pericoloso lasciare che il nemico si impossessasse delle elevate posizioni antistanti, aveva portato la sua legione fuori della porta stessa, sulle alture delle ville Corsini e Panfili. Dove adesso c'è la c'è il Grande Oriente, ecco. Il Grande Oriente, il Vascello. Il Vascello, esatto. Dove noi siamo andati varie volte. Varie volte ai convegni organizzati. Però anche non mi invitano più, a te ti invitano. No, no, ma perché lì hanno smesso. Ah, ecco. Hanno smesso, e perché lì ci fu un tentativo di allargare al pubblico quelle tematiche, tra cui c'erano alcune molto interessanti, e poi si vide che era meglio... State zitti. Lavora sott'ombra. Quello è stato un retaggio, oltretutto, di un maestro... Del toscano, diciamo, del senese. No. Del grande maestro, amico mio. Ah. Il toscano è venuto dopo. Ah, ok. Che presumo che sia stato quello che ha chiuso i battenti. Era mezzogiorno. Garibaldi vedeva dalla terrazza di Villa Corsini svolgersi l'attacco di Porta Cavalleggeri e osservava... Corsini non era uno qualunque, era la famiglia di Papa, che non mi ricordo più... Nemmeno io, Pio, era un Pio. Pio... Sesto, settimo, no, d'accordo. Pio... Sì. Settimo. Settimo o ottavo. Sì. E osservava attento lo spiegarsi delle truppe francesi. Banchiere. Sempre. Banchiere. Non si può essere papi senza essere banchieri, come dimostrano gli ultimi papi, Pio XII un sant'uomo e Paolo VI un sant'uomo. Santificato immediatamente, come manco no? Morto già era santo. Il soldo porta la santità, capito? Basta essere contitolari per diritto di famiglia di una proprietà bancaria e si diventa santo immediatamente. Immediatamente santo. Ah, a proposito, mia cognata, la madre dell'adottato brasiliano, sì, che è morta purtroppo già una ventina d'anni fa, aveva comprato dei buoni postali di fruttiferi,
Sì. E la banca, la Posta, non li vuole più pagare, perché sono diventato da 1.000 lire, sono diventati 200.000 euro, non li vuole pagare. Si è fatta fare qualche anno fa una legge appropriata per evitare di pagare i crediti dormienti, come li chiamano loro. Sì, non ha fatto causa. E adesso la facciamo. Ci abbiamo detto fino a Natale. Allora, questo è il modo sistematico in cui si comportano le banche. Esattamente. Quando devono prendere, subito ci fanno dare gli emendamenti, i pignoramenti, e soprattutto la banca, quella banca lì, cioè certo, le Poste, certo, che dicono tutti essere i più sicuri. Che anche mia suocera, infatti, aveva dei lì, buoni quando se non gli dai i soldi non ti li danno. Ma non è la prima volta che mi capita. A me personalmente avevo fatto un piccolo gruzzolo, avevo messo circa 3 milioni di lire su un conto e praticamente hanno detto: no, tu ci devi continuare a pagare per un certo numero di anni, perché sennò non puoi ritirare i soldi tuoi. Ma cazzo, sono i soldi miei, non mi vuoi pagare gli interessi, ma che cazzo ne frega, la cifra montante me la devi dare. E c'è tra l'altro adesso che le Poste hanno documentato degli introiti enormi e stanno reagendo contro la volontà del governo, che è quella di privatizzare circa un 10%, un 3%. Certo. Per la via Aurelia Antica, cioè per la via che corre ai piedi del grande manufatto dell'Acqua Paola, e si infossa acquedotto di Traiano, ovvero Acqua Paola, perché è stata riedificato da Paolo V, esattamente, e si infossa in un viottolo cupo, avanzava il 22° reggimento di linea francese destinato dall'Oudinot a proteggere la retroguardia e il fianco della colonna combattente a Porta Cavalleggeri. Contro quelle truppe Garibaldi diresse le sue legioni. Vedi com'è intelligente uno che ha sempre fatto la guerriglia. Anche qui sta facendo la guerra di guerriglia. Questi si avanzavano. No, i cari generali non hanno capito che la guerra di guerriglia è sempre vincente. È sempre, perché prende di sorpresa. E noi abbiamo tanti esempi. Abbiamo la guerra condotta da Panciovilla. Come no? Contro le truppe del generale che era anche imperatore. Suarez. No, Juarez era un ribelle, era anche lui ha fatto la guerra di guerriglia. Esatto. Però contro le truppe di Vittorio Emanuele III, che all'epoca occupavano il Messico. Il famoso generale. Non mi viene. Nemmeno me. Vabbè, lo so, oppure la guerra di guerriglia organizzata da Lorenz d'Arabia, certo, che attaccava nel 1918-19, esattamente, ai termini contro l'impero turco, alla fine della prima guerra mondiale, è scaturita, diciamo, questa scintilla che poi ha portato alla suddivisione in tanti staterelli dell'impero ottomano, utili, molto utili ancora adesso all'occidentalismo, Inghilterra e Israele per primo, è Israele che è una filiazione degli inglesi e degli americani. Era all'avanguardia la schiera degli studenti e artisti romani, tutto grazie a quel figlio di puttana di Churchill, di Winston Churchill, certo, perché se non c'era lui non sarebbe nato niente di tutto esattamente, questo, delle guerre che stanno insanguinando l'Europa da 80 anni. Esattamente, bravissimo. A circa 800 metri dalla Porta San Pancrazio, scendendo per l'Aurelia Antica, essa scorse la colonna francese a poca distanza dai grandi archi dell'acquedotto, che cavalcano la via dandole un aspetto pittoresco e romantico. Molto bello quello. E il romanticismo dell'Ottocento, molto bello. I pittori andavano lì, no? Certo, a fare le loro. Lo scenario è bellissimo. Certo. No, perché lì c'è anche la necropoli paleocristiana, esatto, di San Pancrazio. Esatto. Lì i pittori dell'Ottocento che gremivano a Roma, anche all'epoca, nel 1870. Oh, lì c'è anche Villa Dora. Villa Doria Panfili, che è veramente eccezionale.
ricordiamoci tardo 600, barocco, rococò, eccetera. Certo. Ricordiamo che all'epoca, parlo del 1849, Roma era piena di artisti, era la città artistica per eccellenza, che poi fu derubata da Parigi, ma quando? Agli inizi del Novecento. Perché fino agli inizi del Novecento la capitale dell'arte è sempre era stata Roma. Certo. E c'era anche una ragione. C'era la nobiltà che avevano i soldi, erano i banchieri, i nobili neri. I nobili portavano, facevano parte di quelle famiglie numerose, divise in tantissimi rami, che poi erano i papabili e poi diciamo, periodicamente venivano eletti. Sempre stati banchieri. Era l'avanguardia alla schiera degli studenti artisti romani. Vedi, gli artisti si difendevano, non è che erano lì per caso, eh? A circa 800 metri dalla porta San Pancrazio, scendendo per l'Aurelia Antica, essa scorse la colonia francese a poca distanza dai grandi archi dell'acquedotto che cavalcano la via, dandole un aspetto pittoresco e romantico. Nessun luogo era più acconcio per il battesimo del fuoco. Cupezza di luoghi, vetustà di mura, mistero di ombre e, oltre le fosche muraglie, giardini incantati, dove in quella calda fine d'aprile fiorivano e aulivano le rose di Roma. Incitati dal luogo e dalla solennità della prova, quei 300 volontari resistenti. Come i 300 di Leonida. No? Di Leonida, sì, sì. Resistentero alla disciplina e all'arte di quelle che erano allora reputati le migliori truppe d'Europa. Poi, sotto la pressione del numero, la schiera ripiegò nella villa Panfili, dove la legione italiana, incitata da Garibaldi, entrava in pieno nella lotta. Seguì una mischia confusa intorno al leggendario Palazzo dei Panfili, nelle casette sparse qua e là. Nei dentro al Palazzo dei Panfili c'è un coacervo di pitture artistiche eccezionali. Certo. Vale la pena di andare a fare una visita. E lì è la sede proprio lì. È la sede dell'arte lì, c'è poco da fare. E poi c'è il più famoso. Museo, che non è un museo, la più famosa Accademia d'Italia, l'Accademia dei Lincei. Ah, certo, come no? Intorno a dove morì? È il palazzo dove ancora la Repubblica Italiana riceve gli ospiti illustri, esatto, quando arrivano in visita ufficiale. E dove morì Masina. Masina a cavallo, salì a cavallo tutta la scalinata che portava in cima e lì fu ucciso a fucilate. Seguì una mischia confusa intorno al leggendario Palazzo Panfili, nelle casette sparse qua e là, nei boschetti ameni che adornano quel luogo di delizie. È bellissimo. La legione italiana è uno dei posti più belli di Roma. Secondo me merita molto di più di altri, tipo Villa Borghese o, sì, indubbiamente, che non c'è questo livello. Anche se a Villa Borghese c'è poi il Museo Borghese, sì, che vale la pena di vedere. Sì, esatto. Per le opere di Canova. Esatto, Canova soprattutto. Certo. Nei boschetti, no, ma anche dei fiamminghi, ci sono, sì, bellissimi quadri dei fiamminghi. Le opere più importanti sono quelle. Nei boschetti ameni che adornano quel luogo di delizie, la legione italiana tenne fermo con ostinata tenacia. Poi a poco sotto le crescenti forze francesi cominciò a ripiegare verso la porta San Pancrazio. Era giunta l'ora decisiva. Garibaldi, che aveva chiesto tempestivamente rinforzi, vide con gioia giungere al suo richiamo il generale Galletti coi suoi due reggimenti di regolari, circa 1000 uomini. Questo per dire che non è vero che le truppe del papato si sono tirate indietro. Ma quando mai? Di buona parte non hanno fatto una scissione. Proprio niente. E con gli 800 volontari che anelavano di provare il loro deliberato proposito di combattere e di vincere.
I soldati regolari furono messi a presidio delle mura e gli 800 volontari vengono posti sotto gli ordini di Garibaldi. Occorreva prendere l'offensiva. Garibaldi, con brevi parole, incitò i suoi. La Legione Italiana, il battaglione degli studenti e artisti, i volontari degli stati romani, si gettarono animosi dietro il condottiero che l'Hofstetter, testimone oculare, così scolpisce nel suo diario. Dimmi. Nel frattempo che faceva l'Austria? Ci ha inviato contro un corpo di spedizione, o mi ricordo male? Certamente, però si era fermata a Bologna. È tutto scritto, qui è scritto tutto. Questa è la storia della Repubblica Romana. La Repubblica Romana arrivava. C'era la spada di Damocle anche dell'esercito austriaco. Sì, però si sono fermati lì. A Bologna, hanno preso Bologna e hanno preso le Marche. Ancona. La battaglia d'Ancona, famosissima. Sì, hanno preso Ancona fino a che ancora non si arrese. Fermo, bravissimo. E un'altra città dell'Umbria e delle Marche, non mi ricordo. Ma c'è scritto tutto qui. Allora, l'Hofstetter, testimone oculare, così scolpisce nel suo diario. Stava sul suo cavallo, tranquillo e fermo, come se fosse nato in sella. È vero, è sempre vissuto in sella. Sotto il cappello puntuto, a piccole falde, dalle nerissime penne di struzzo, i suoi capelli castani cadevano in fonte ciocche. Ma te rendi conto? Io il quadro di questo qui l'ho visto. Sì, l'hai visto, sì, certo. È stato dipinto da Induno. Induno l'ha dipinto. E qualcuno, mi ricordo, il quadro è famoso, l'ho visto qualche volta. Dipinto da Induno. La barba rossiccia gli copriva quasi metà della faccia. Il poncio americano bianco e corto gli svolazzava leggero sulla giubba rossa. Cazzo, personaggio. Altro che film. Era la schiera sacra. Gente davvero con i controcoglioni. Era la schiera sacra della Rivoluzione Italiana che affrontava in Roma l'estremo cimento. Vi si mescolavano i giovani e gli anziani, vecchi cospiratori, già raminghi per terre lontane, temperati dalle prove più ardue, giovanetti ancora studenti o appena usciti dalle scuole, artisti, medici, avvocati, ingegneri, popolani, ricchi e poveri. Il figlio di Cicero Accio ci avrà avuto 15-16 anni, non è che anche meno, accomunati dalla fede ardente nell'unità della patria. Erano venute da tutte le parti d'Italia, mai più dalla Lombardia, dalla Romagna, dalla Liguria, e non raggiungevano in complesso i 3.000, cifra che suonava amaro rimprovero all'Italia di quel tempo, che non sapeva esprimere dai suoi, certo, 25 milioni di abitanti una schiera più numerosa. La bravura compensava però il numero, cosicché quei battaglioni agli ordini di Garibaldi seppero in quella carica furibonda fare prodigi. Le ville Corsini e Panfili, la prima molto più piccola e prossima alla porta San Pancrazio, la seconda molto più vasta, contigua e successiva, furono riconquistate di slancio. Il combattimento in quel caldo pomeriggio della fine di aprile, siamo qui in questi giorni, si spezzettò e proseguì in tanti combattimenti quanti erano i gruppi di francesi che si sostenevano ancora tra le folte pinete, fra i boschetti di lauro, presso le fontane zampillanti e i roseti in fiore, in quella meravigliosa cornice di alberi, di acque, di prati che costituisce l'incanto della incomparabile villa seicentesca. Miracoli di valore furono compiuti dai veterani e dalle giovani reclute. Ed ecco che esce fuori un altro personaggio di grandi coglioni, Nino Bixio. Vi si distingue. Ma Nino Bixio non era nuovo a battaglie? Sempre, fin da giovane. Nino Bixio, e fino a quando è morto, Non è morto
all'estero affogato, affogato. No, no, è morto all'estero. Ma lui faceva il comandante di è morto come comandante di una nave. Come finita la guerra di indipendenza, si arruolò come capitano di lungo corso, certo, e morì in Estremo Oriente. Ah sì, bravo, in Estremo Oriente è morto. Nino Bixio vi si distinse per l'impeto leonino. Fu lui con un manicolo di prodi a catturare, non con l'inganno come si volle far credere dal vinto, ma con la forza un reparto francese con tutti i suoi ufficiali. Altro che gli americani, i film degli americani. Anche Garibaldi cavalcando... Per esempio, ecco, battaglie epocali. Mai io ho visto un film che basasse una base storica su quell'argomento specifico. Beh, i film sulle imprese dei Mille sono stati fatti in Italia, ma questa molto no. Belli. E uno, la battaglia su Roma, no, ma io non l'ho mai visto. C'è stato l'ultimo film dedicato a Mameli, che ha trattato la... Sì, ma era un telefilm. E poi c'è stato un altro film... che mi ricordo, ma non ricordo più il titolo. Com'è stato. Indubbiamente la conquista della Sicilia invece è stata decantata da un bellissimo film di Rossellini, oltretutto. Certo, bueno. Anche Garibaldi, cavalcando in prossimità del nemico, ebbe in quella giornata il suggello del fuoco. Una palla lo colpì di striscio ad un fianco. E la ferita, sebbene non grave e quasi inavvertita, gli cagionò poi per molti giorni sofferenze continue. Scacciati i francesi dalle ville Corsini e Panfili, i battaglioni garibaldini scesero sulla via Aurelia Antica, si impadronirono di viva forza dell'acquedotto dell'Acqua Paola e si spinsero nella villa Valentini, che sorge a destra della strada dopo il vascello, per minacciare di là il fianco degli assalitori di Porta Cavalleggeri. Fu qui che il Masino alla testa dei suoi lancieri riuscì in una furiosa carica a catturare altri francesi che vollero consegnare le loro spade proprio nelle mani del valorosissimo cavaliere. Masina aveva sui 18-19 anni, non ci avesse di più. Si avvicinava al tramonto. La vittoria era ormai assicurata. Una sortita delle truppe romane da Porta Cavalleggeri determinava l'ultimo rovescio delle armi di Francia. Il generale Oudinot, prima sorpreso dalla inattesa resistenza, poi perplesso di fronte ad avvenimenti che egli non aveva in nessun modo preveduti, con la sua sinistra logorata dalla fucileria romana e con la sua destra travolta dall'attacco garibaldino, ordinò la ritirata. Essa si effettuò rapido lungo la via Aurelia, ma il 33esimo di linea e l'artiglieria che sfilavano in retroguardia ebbero... Si è ritirato vicino al raccordo anulare. Quello che poi è diventato raccolto nulla. Certo, ebbero da fronteggiare ancora l'inseguimento delle truppe di Garibaldi che, convergendo verso nord, molestarono la ritirata nemica. Alle 5 del pomeriggio, dopo 6 ore di combattimento, il corpo di spedizione lasciava i pressi di Roma e sostava a Castel di Guido. Sì. Con una perdita attorno al 15° chilometro dall'Aurelia. Con una perdita di 500 uomini tra morti e feriti e 365. Mio padre, quando arrivò l'8 settembre, prigionieri. Ti ho raccontato quando mio padre si dette la macchia. Ti ho raccontato che lui era stato in un bunker di cemento armato per 3 giorni insieme al suo compagno, in attesa che arrivassero i tedeschi. Quando dopo loro sono stati l'8, il 9 e il 10, sì. Il 10, quando a un certo punto vedevano che i tedeschi non arrivavano, perché arrivavano dalla Cassia, non sì. da,
non dal mare, lui stava certo. su, vicino alla via Pontina, sì, è certo, per questo bunker. È lì che c'erano i bunker. E lì poi loro... E poi sulla via Aurelia. Da lì fratta dopo fratta, marrana dopo marrana, sono arrivati al 13° chilometro dell'Aurelia, lì esattamente dove... più o meno a Castel di Guido, ecco. Esattamente. E da lì poi sono ritornati a casa praticamente. Da lì ha lasciato le armi, si è fatto dare dei vestiti civili e in giro di due giorni è ritornato a casa a Latina. Lì ci fu proprio a Castel di Guido, a Castel di Decima. Sì, bravo. Castel di Decima sulla Pontina, ricordiamo. Sì, ci fu una bella battaglia in cui furono fermati da un eroico combattente della decima MAS, mi pare. Sì. Sì, della decima MAS furono bloccati una decina di carri armati americani e in quella battaglia morì un colonnello della brigata. No, morì un colonnello della Folgore, colonnello della Folgore, di cui non ricordo più il nome. Va bene, con questo... No, l'altra cosa invece che bisogna ricordare in tempi recenti, appunto sempre per la Seconda Guerra Mondiale, l'episodio famosissimo dell'eroico sacrificio di Ettore Rosso, che a Monterosi bloccò l'avanzata dei tedeschi su Roma, di tutta la colonna tedesca che proveniva da Firenze. Ah sì, certo. E l'ha bloccata per due giorni. Certo. Facendo esplodere un camion sulla via Cassia. E questa è la tipica caratteristica italiana, l'eroismo singolo e individuale. Lui con cinque uomini sì. ha bloccato l'avanzata di circa 2000. Vabbè, anche Scusate. Orazio si è emozionato di fronte a queste manifestazioni, che per noi saranno sempre un invito alla lotta. Quel tenente Ettore Rossi aveva 21 anni. Certo. Va bene, dopodiché chiudiamola qui. Chissà se ci sarà ancora.